bentornati amici sul computer in 2. Bene, bellissimo. È fatta okay. Testa a giro, che ne dite? Vi piace che la fa smash? Ok, di cosa parliamo oggi? Andiamo subito dritti al dunque. Li-fi. Esattamente. Li-fu. Li-wi-wi-wu. Bello, ridilla meglio perché non si è capito. Li-wi-wi-wa-wi-wu-wu-wu-fram. Non è vero, stiamo parlando del li-fi che ha detto... Li-fi o li-fi? Cioè, sembra... Ma li-fi. Li-fi. Come wi-fi, li-fi. Li-fi, forse. Light come light, come light. Boh, non so come si può pronunciare. In ogni caso sembra un wifi cinese. Il li-fi. Compla li-fi. Esattamente. Li-fi molto più valente, 100 volte più veloce. Infatti stiamo dicendo che è sempre una tecnologia wireless, appunto senza fili, sì. Però non è propriamente di onde elettriche, onde elettromagnetiche, ma stiamo parlando di? Stiamo parlando di Li, perché è Li, perché è sì. Light, stiamo sì. parlando di onde luminose, sì. Cioè dello spettro visibile, quindi tra i 400 e gli 800 terahertz. Sì, sono le luci di una stella normale, le lampadine alla fine. Esatto, sì. Quindi stiamo parlando di una tecnologia che sfrutta la connessione, cioè usare internet, ma non attraverso l'utilizzo di queste onde elettromagnetiche, ma di segnali luminosi. Ciò cosa comporta, diciamo? Allora, praticamente, essendo la frequenza molto molto sì. maggiore, sì, 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 sì. il throughput che... ne consegue, sì. è molto maggiore, tanto ovviamente. Da scaricare una cosa tipo 18 film da 1,5 giga ciascuno in un secondo, al massimo, all'apice proprio, cioè, sì. teorico, teoricamente. Oh, ovviamente. Teoricamente. Quindi, alla fine, a grandi linee, cosa stiamo paragonando? Il wifi che c'è adesso, riusciamo ad ottenere un risultato 100 volte superiore. 100 volte superiore che, appunto, che essendo un segnale luminoso, a nostro modo di vedere dei pro e dei contro. Un pro sarebbe che ogni qualsiasi lampadina che noi sì, usiamo sì. con l'aggiunta di un chip, come dice il professore che l'ha inventato, sì. adesso mi sfugge il nome, Harald Haas, nel lontano 2011, sì. L'ha presentato a TED, per chi non sa cos'è, è una cosa molto bella, andatevelo a vedere, TED, ci sono tutte queste discussioni molto esatto. belle. Esatto, è uscito anche il 2. No, non il film. E quindi stiamo dicendo appunto questo pro che ha presentato sì. e che con questo chip mettiamo su ogni lampadina potremmo iniziare a trasferire dati sì. tra tutti i nostri dispositivi. Esatto. Praticamente subito, insomma, mettiamo il chip modulando la frequenza luminosa, cioè facendogli fare tipo un flick. Un flickaggio impercettibile perché, sì, noi riusciamo a notare a grandi linee 60 Hz, dopo diventa quasi impercettibile la cosa a grandi linee, quindi qua stiamo parlando di terahertz, quindi siamo a posto, non vediamo niente. Non ci cambia nella vita quotidiana. Esatto. E quindi attraverso un semplice upgrade esatto. di ogni lampadina della nostra cucina, stanza, ovunque, insomma, riusciamo a fare... Riusciamo ad avere una velocità molto superiore a quella del wifi, esatto. senza avere anche magari onde elettromagnetiche, avere potenze allucinanti, quindi risparmiando in bolletta, diciamo. Esatto. Cioè in bolletta, in energia. In energia e tumori al cervello, perché esatto. anche quello si sa... E quindi riusciamo ad avere questa potenza immensa, però ci sono anche dei contro, si può dire. Sì. Perché? Un contro potrebbe essere che appena io esco dalla stanza dove non c'ho più l'illuminazione diretta, perché secondo me deve essere diretta l'illuminazione, non sono stati chiari. Sì, 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 sì. Si sgancia il segnale, giustamente, perché deve essere luce. Luce. Cioè, diretta, cioè semplicemente all'interno dei nostri cellulari ci sarà un sensore, come un sensore appunto di quelli che abbiamo di luminosità, sarà un altro sensore che capta, diciamo, queste super velocità di luce e appunto li converte in un segnale binario, appunto, che dice è un trasferimento binario di file, sì. letteralmente digitale, parlando. Sì. Sì, 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 esattamente. Questo contro, però, a detta loro, può essere anche un pro, visto. Esatto, perché al di fuori dei nostri muri nessuno può avere accesso ai nostri dati, quindi potremmo scambiarci qualsiasi tipo di dato, sì. O comunque sì, dentro casa nostra, senza avere problemi di hacking da parte di esterni o simili. Esatto, quindi veramente riusciamo, cioè, alla fine sono sempre dei pro e dei contro, non riusciamo mai a trovare la soluzione definitiva a questa cosa qua.
In ogni caso, attraverso una potenza di segnale impercettibile, quindi con risparmio energetico, con la sicurezza che oggi come oggi la sicurezza, sì, cioè vende tantissimo, telecamere, IP cam, tutte queste robe qua vendono un casino, quindi anche attraverso questa cosa qua è il semplice fatto di dire guarda che ti basta cambiare, sì, aggiornare la lampadina, cioè ti porta... Soprattutto, sì, quante lampadine abbiamo al mondo? Se ogni lampadina fosse un trasmettitore non sarebbero più problemi di connettività ancora un po', cioè non abbiamo ogni fottuto lampione in mezzo alla strada vi dà la, sì, connessione ad internet. È vero, almeno tipo immagino già sei in macchina quando passi sopra il lampione che c'è quel momento che ti passa sopra il tettuccio, sei inculato, quindi va non va e quindi a meno che non stai andando a 350 all'ora che te la senti così ti fai un così. Cioè, c'è il buffering del video ogni 3x2, quindi... Sì, boh, in quella, però in quell'istante che te lo becca ti carica 4K a 10 secondi, no? Quindi... Esatto, e quindi riusciamo... Cioè, alla fine era curiosa come cosa, sì, perché è una nuova tecnologia che si è parlata recentemente al CES di quest'anno, dove... Anzi, non si è parlato, scusate, ma era un brevetto uscito fuori del nuovo iPhone che devono mettere questi sensori qua sul set. Non si sa che cacchio devono combinare, ma... Magia, coprocessori. Il segreto sono i coprocessori. Noi non vi abbiamo detto niente. In ogni caso era una semplice news, sì, nulla di particolare, però era una cosa molto interessante perché qua stiamo parlando del futuro. E il futuro ci sono tante cose strane. E una cosa strana si chiama, appunto, Wi-Fi. Esatto. Li-Fi, secondo me. Come si scrive? Li-Fi. Come si Wi-Fi. Non ci si capirà più un cazzo tra 10 anni. Dici hi-fi. Sì, appunto. Ma io ascolto un 5.1 hi-fi. Oh, minchia. Sporro, zio. Appunto. E con questa notizia bomba vi lasciamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.